Buonasera e bentrovati al TG serale di TVL, telegiornale che iniziamo andando a ripercorrere le principali notizie di questa giornata. Costretta alle nozze, vittima di violenza e maltrattamenti, adesso la donna pakistana liberata dai carabinieri accolta in una struttura protetta. L'ex marito e i suoceri sono stati oggi rinviati a giudizio. La provincia ha presentato il piano della mobilità ciclabile provinciale, uno strumento di programmazione territoriale che permetterà di ampliare in maniera armonica ed intercomunale la rete ciclabile del territorio. Il nome è Biciplan. I posti a rifugio del cane di Pistoia sono quasi terminati, ma continuano ad arrivare gatti, anche di pochi giorni, abbandonati. L'appello delle volontarie ad adottarli il prossimo Micino Day. Con l'intimo concerto del cantautore irlandese Damien Rice si è chiusa anche questa edizione del Festival Blues, che ha visto una proposta diversificata ed un pubblico con oltre 15.000 presenze complessive. Con le conferme di Luca Angella e Tommaso Della Rosa, il Pistoia Basket ha ufficializzato lo staff che affiancherà anche nella prossima stagione di Serie A, coach Nicola Brienza. Iniziamo con la cronaca. Sono infatti stati rinviati a giudizio l'ex marito e i suoceri della donna pakistana vittima di nozze forzate, di violenza e maltrattamenti, liberata dai carabinieri nel gennaio del 2022 da quella casa in un comune della Piana Pistoiese che era diventata per lei una prigione. Oggi davanti al giudice per l'udienza preliminare Luca Gaspari del Tribunale di Pistoia, l'ex marito della donna è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale e maltrattamenti, così come i suoceri della donna, i quali in un primo momento avevano fatto richiesta di patteggiamento, che oggi però è stato revocato per vizio del consenso, ovvero perché non avevano pienamente compreso cosa significasse richiedere il patteggiamento. Affronteranno anche loro il processo, dunque, con l'accusa di maltrattamenti in concorso con il figlio. La prima udienza è fissata per il 14 dicembre. La donna oggi si trova tuttora in una struttura protetta. Ancora cronaca, ha preso il via questa mattina davanti al giudice del Tribunale di Pistoia, Alessandro Buzzegoli, il processo che vede imputato Don Massimo Biancalani, accusato di non aver ottemperato all'ordinanza in materia igienico-sanitaria del sindaco di Pistoia del 4 maggio 2022, con la quale il comune chiedeva la rimozione delle deiezioni e la pulizia delle pertinenze della parrocchia di Vicofaro. Quella di oggi è stata una prima udienza filtro. Il processo proseguirà per l'istruttoria dibattimentale con la prossima udienza a maggio 2024. E a proposito di Vicofaro, la Regione ha assegnato 30.000 euro alla Società della Salute di Pistoia per gli interventi connessi al decongestionamento della parrocchia di Vicofaro. Come stabilito con le parti istituzionali del territorio, spiegano infatti gli assessori regionali Cioffo e Spinelli, abbiamo messo nelle condizioni la Società della Salute dell'area pistoiese di poter svolgere quel necessario lavoro di mappatura dei cittadini presenti nella parrocchia per arrivare a realizzare un decongestionamento mirato e specifico. Cambiamo argomento, il progetto sulla mobilità dolce della provincia è stato presentato, il suo nome è Biciplan. Nella sala Nardi della provincia di Pistoia è stato presentato alla cittadinanza il progetto Biciplan, promosso dalla provincia di Pistoia, un piano di settore provinciale che affronta la tematica della mobilità dolce. È un lavoro che è partito un paio di anni fa come elemento integrativo del piano territoriale di coordinamento, nell'ambito del quale ci è sembrato giusto aprire uno spaccato, un focus su un tema di grande attualità che da un lato sposa il tema di una mobilità dolce nel rispetto dell'ambiente che può essere utilmente sperimentata sul territorio della nostra provincia. Dall'altra parte, insomma, proviamo a cogliere anche una sensibilità emergente nel mondo del turismo che sempre più va alla ricerca di target specifici che vanno verso una fruizione lenta dei nostri territori. Il passaggio formale è già stato fatto in seno al Consiglio Provinciale, che lo ha approvato come elemento integrativo del PTC. La piattaforma di progetto è alla conoscenza dei comuni, che ne potranno fare un uso utile rispetto alla loro programmazione territoriale. E quindi si apre di qui un percorso anche di socializzazione con i cittadini per informarli nel modo più opportuno di questa piattaforma di progetto.
Presenteremo il piano di mobilità ciclistica della provincia di Pistoia, chiamato Biciplan, sul quale stiamo lavorando già da tempo. Il piano è già stato adottato e adesso facciamo una presentazione, appunto, per illustrare ancora meglio, in modo di lasciar tempo per le osservazioni. Questo piano darà le indicazioni per come sviluppare la mobilità ciclistica, quindi percorsi, itinerari ciclistici, in base al quale poi enti attuatori, quali comuni o insomma altri enti pubblici che potranno usufruire anche di finanziamenti, potranno attuare poi le varie reti nel piano. Ed a proposito di mobilità ciclabile, ci sarà anche un piccolo impianto dedicato ai bambini per il ciclismo tra le opere collaterali rispetto all'arrivo di Fendi a Serravalle Pistoiese. Di lavoro indotto infrastrutture ed anche un nuovo impianto sportivo. La previsione di realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo di Fendi in via del Redolone a Pontestella nel comune di Serravalle Pistoiese porterà con sé anche investimenti e tra questi un impianto per il ciclismo dei bambini. Ad annunciarlo il vice sindaco di Serravalle Pistoiese Federico Gorbi. Qui stiamo parlando di oltre 200 posti di lavoro che verranno impiegati in questo polo produttivo, logistico e amministrativo che Fendi ha proposto con una lettera ufficiale scritta all'amministrazione comunale, ha proposto di realizzare appunto sul nostro territorio. Stiamo parlando di 28.000 metri quadri coperti, quindi insomma uno stabilimento che si noterà, ma sarà anche molto bello dal punto di vista dell'impatto visivo e dell'inserimento ambientale paesaggistico sul nostro territorio, così ci hanno assicurato. Ovviamente poi quando ci proporranno il progetto vero e proprio lo approveremo, ma si inserisce in un piano non di recupero, loro costruiscono su un terreno vergine in questo momento, ma comunque l'amministrazione ha intenzione di andare a recuperare tutta quella che è la zona di via del Redolone, quindi stiamo immaginando ovviamente marciapiedi, piste ciclabili, aree verdi, parcheggi pubblici. Poi dopodiché è iniziata un'interlocuzione molto seria e importante con la Regione Toscana, per cui presto proporremo un protocollo che verrà sottoscritto e da Fendi e dalla Regione Toscana e dall'amministrazione comunale, dove si dice chi fa cosa sostanzialmente. Quindi Fendi ci realizzerà questo parcheggio pubblico, realizzerà anche un'altra opera per il mondo dello sport giovanile del nostro territorio, vi anticipiamo qualcosina, dedicato al ciclismo. Quindi è una cosa che piace alla dirigenza di Fendi, è una cosa che piace anche a noi, soprattutto credo piacerà ai piccoli ciclisti. Parliamo adesso di animali. Al rifugio del cane di Pistoia è emergenza per i gattini abbandonati. Questa è appena arrivata. Vieni, amore, piccola. I posti sono quasi esauriti, ma come ogni estate i gatti continuano ad arrivare. Le volontarie del rifugio del cane di Pistoia lanciano un appello. Servono volontari ed anche famiglie disposte ad adottare nuovi mici. Arrivata in questo momento, trovata abbandonata nel comune di Agliana. Purtroppo questi giorni, tutti i giorni, ecco, arriva qualche gattino trovato da solo abbandonato nei giardini, oppure si rifugiano nei motori delle auto, quindi molta attenzione quando si mette in moto. Si pensa che molte siano causa delle cucciolate casalinghe, gattini che non vengono affidati perché ovviamente è finito il giro delle amicizie, poi rimangono a chi ha la mamma, e molte persone preferiscono, invece di portarli a noi, preferiscono lasciarli abbandonati. Allora, lui è Harry, è arrivato qui da noi, l'aveva trovato questa signora, era tutto ferito, è arrivato qui, l'abbiamo curato, anche lui appunto cerca adozione. E ora quanti gatti avete? Allora, all'interno della struttura circa 30-32, poi ne abbiamo 21 alla nostra collina dei gatti, mentre in stallo presso le volontarie, quindi che le ospitano a casa, ne abbiamo circa una quarantina. L'appello che lanciate quindi qual è?
L'appello alla prima cosa è sterilizzare. E un'altra cosa importante è microchippare il proprio animale. Altra cosa importante è fare delle adozioni consapevoli. Consapevole appunto significa sterilizzare, tenerlo presso la propria abitazione, perché un animale non sterilizzato, specialmente i maschi, fanno chilometri e chilometri per trovare le femmine. La richiesta che facciamo, che è molto importante, è anche la richiesta appunto di volontari che vengono a darci una mano. Il sabato pomeriggio viene fatto il Micino Day, quindi i gatti vengono fatti vedere e si possono scegliere dopo aver fatto un questionario, quindi si fanno delle adozioni consapevoli e anche veloci, insomma. Nicola Perini è il nuovo presidente di Publiacqua. La nomina è giunta nel corso dell'ultima assemblea dei soci ed è avvenuta all'unanimità dei presenti. Classe 1965, fiorentino, ha maturato in passato un'esperienza trentennale nel settore privato per poi dal novembre 2018 ricoprire la carica di amministratore unico di Consiag e diventare poi dal 2021 presidente di Confservizi Cispel Toscana. Andiamo adesso in Val di Nievole, alle Terme Tettuccio di Montecatini. La UIL Trasporti ha festeggiato i 40 anni dalla propria costituzione. Le Terme Regina, all'interno delle Terme Tettuccio di Montecatini, ha ospitato il quarantennale della costituzione della UIL Trasporti. Due giorni di festa, ma anche di discussioni e approfondimenti per celebrare i 40 anni di attività della categoria. Un ritorno al passato per il sindacato che proprio a Montecatini nel 1983 svolse il suo primo congresso. Sono stati 40 anni importanti, la UIL Trasporti con la UIL ha accompagnato tutte le fasi cruciali del nostro paese, cercando di governare i processi piuttosto che subirli. Ma i problemi che riscontriamo oggi sono gli stessi di 40 anni fa, quindi precarizzazione, bassi salari, ingiustizia sociale, diseguaglianze in un paese che, se vuole veramente svilupparsi, deve mettere al centro il valore del lavoro, del buon lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici. Tarlazzi ha poi confermato gli scioperi del settore trasporti. Questa settimana abbiamo tre scioperi proclamati, quello su il Trenitalia, il 13-14, assieme a quello di NTV per questioni contrattuali, ma anche per motivazioni che attengono al rapporto tra lavoratori e azienda, in un momento dove si tende a sfruttare sempre di più i lavoratori, con situazioni al limite della sostenibilità. Poi c'è il 15, lo sciopero dell'handling aeroportuale e di piloti di Malta Air, quello dell'handling che noi stiamo rivendicando dopo 6 anni il rinnovo del contratto, chiedendo un rinnovo salariale che faccia recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Il recupero del potere d'acquisto è fin troppo importante per dare dignità e protagonismo al lavoro, ma anche per una situazione economica del paese dove fa leva il consumo interno, quindi con meno salario ci sono anche meno consumi. E per oggi era appunto indetto lo sciopero dei lavoratori nelle ferrovie di Trenitalia NTV, che ha registrato un'alta adesione con più del 75% dei treni soppressi. A darne notizia è stata la CISL Toscana, che aggiunge testimonianza dello stato di disagio a cui sono sottoposti giornalmente i ferrovieri, che chiedono al governo di aprire un tavolo di confronto serio per assunzione di personale, alleggerimento dei turni di lavoro, aumento del salario ed ancora per fermare le esternalizzazione, riportando il lavoro all'interno delle officine di Trenitalia, oltre ad una migliore conciliazione della vita-lavoro. E domani, 14 luglio, ci saranno 8 ore di sciopero dei lavoratori forestali in tutta la Toscana, ad indirlo le federazioni di categorie di CGL, CISL e UIL, che hanno organizzato anche un presidio in Piazza del Duomo a Firenze a partire dalle 9. Dopo un anno di richieste di convocazione al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, si legge in una nota della CGL di Pistoia di innumerevoli contatti con ANCE e con l'assessore alla forestazione Stefania Saccardi,
passati mesi di trattative per il rinnovo del contratto integrativo regionale di lavoro scaduto a dicembre 2022, data la mancanza di risposte e di rimpallo di responsabilità, il presidente Gianni si è deciso a riceverci con un preavviso di poche ore. Ma purtroppo non ci sono state date risposte positive. Con queste premesse è inevitabile confermare lo sciopero e la manifestazione di venerdì 14 luglio, all'interno del quale viene tutelata la sola copertura del servizio minimo antincendio boschivo. A Pistoia sarà allestito a breve il cantiere per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria Modesta Rossi di Ponte alla Pergola. Nei giorni scorsi, infatti, i lavori sono stati consegnati dal Comune di Pistoia alla ditta che si è aggiudicata l'intervento da oltre 1,5 milioni di euro erogato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e da risorse proprie del Comune. Si andranno così a colmare quelle carenze che erano state riscontrate a seguito delle verifiche di vulnerabilità, si legge in una nota del Comune, di vulnerabilità sismica disposte dal Comune. Per permettere lo svolgimento dei lavori, che si prolungheranno per l'intero anno scolastico, gli studenti saranno trasferiti nell'edificio che si trova nella frazione di Sperone in via di Canapale, che in passato aveva già ospitato una scuola che, a seguito delle verifiche sismiche eseguite nei mesi scorsi, è risultato idoneo per la destinazione didattica. A tal proposito sono in corso, continua ancora il Comune, alcuni lavori di manutenzione del plesso per il rifacimento delle pavimentazioni, le tinteggiature e la sistemazione dell'area esterna. E adesso la cultura. Si è chiuso ieri sera in Piazza del Duomo il Festival Blues, sul palco il cantautore Damien Rice, circa 15.000 le presenze registrate in tutti i concerti di questa edizione. And so it is, like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. Con l'intimo e sostenibile concerto di Damien Rice, l'illuminazione che vedete è stata quella massima concessa per le riprese, è andato in archivio il 42esimo Pistoia Blues Festival. L'artista irlandese sale sul palco affiancato dalla violoncellista e cantante brasiliana Francesca Barreto e per oltre due ore incanta la platea con i suoi pezzi eseguiti con un filo di voce, talvolta quasi sussurrati, e regalano un'atmosfera che pochi altri concerti riescono a dare. But I can't take my eyes off of you. Davvero basker o da artista di strada che dir si voglia, Rice conosce bene il rapporto con il proprio pubblico. Più di una volta si siede di fronte al palco quasi a voler instaurare un rapporto di scambio reale di emozioni in un'era dove la finzione dei social di solito non lascia scampo. Penultima data in Italia per Rice, che torna a Pistoia dopo il concerto del 2016. Sabato sera sarà a Bologna e poi ripartirà verso la Spagna con il suo particolare Sailboat Tour, una serie di concerti sparsi in Europa in luoghi facilmente raggiungibili in barca a vela, senza spostarsi con grandi mezzi come di solito siamo abituati a vedere, una scelta sostenibile in pieno stile del cantautore. Il Festival Blues chiude con un buon numero di presenze in piazza, ma soprattutto con un'offerta artistica trasversale che ha coinvolto diverse fasce di età con interessi diversi. Un miracolo se si pensa che l'organizzazione di questa edizione è partita solo a gennaio. E sul palco del Pistoia Blues è salita anche una band pistoiese, quella degli Overa, che è stata tra i gruppi che ha aperto il concerto dei Baustel. Solo sogni da cercare, le paure stanno fuori, in quel mondo materiale, dove corre affanno ancora. Suonano per passione ma con grande professionalità, sin dal 1983 e con un solo cambio nella formazione, con l'avvicendamento del cantante e chitarrista Gianluca Barontini e l'attuale frontman Paolo Ferro.
Stefano Nerozzi alla chitarra, Alessandro Pacini alla batteria, Andrea Signorini al basso e appunto Paolo Ferro alla voce sono i componenti degli Overa, gruppo tutto pistoiese che propone musica e testi di pregevole fattura e che riesce a farlo nei ritagli di tempo che i rispettivi lavori gli permettono. In attesa del nuovo disco registrato assieme a Gabriele Gai, gli Overa si sono esibiti in Piazza del Duomo in apertura del concerto dei Baustel in occasione del Pistoia Blues Festival, accompagnati sul palco dal flicorno di Pasquale Scalzi. Me la sento sulla pelle, ma raffredda i miei entusiasmi, vedo belle gambe. Certamente un'emozione, perché da pistoiesi questa piazza rappresenta tutto, diciamo, poi non solo nella musica, quindi siamo contentissimi, siamo orgogliosi di rappresentare Pistoia, ecco. Si parla anche del nuovo disco? Di quello che deve ancora venire, sì, forse qualcosa verrà fuori, sicuramente anche del nuovo. Una piazza che ha visto tutti i più grandi musicisti del rock, del blues e non solo. Ah sì, infatti è un privilegio incredibile, perché suonare su questo palco prestigioso dove sono passati tutti i nostri idoli fin da ragazzi, insomma noi eravamo sempre sotto il palco, quindi stasera avere questa fortuna e questo onore è davvero un grande privilegio, siamo molto contenti e emozionati per questo. La parola Overa, che deriva anche da un vecchio vocabolario pistoiese, abbiamo trovato che Overa significava germoglio che nasce. Quando si scelse il nome eravamo molto più giovani e speravamo di nascere e andare avanti, e insomma in questo momento qui ci siamo arrivati, non è poco montare su questo palco, siamo molto molto contenti tutti quanti. È un'opportunità anche per far capire che ci sono nell'underground un sacco di gruppi, di musicisti, di artisti di vario tipo. E adesso ci fermiamo per la pagina sportiva, noi ci vediamo subito dopo per le ultime eventuali notizie di cronaca.